Vittoria interna per l'Alba Longa di Talarico nella prima giornata di ritorno del girone A, campionato Under 17 Elite. I padroni di casa in rimonta battono per 3-1 il Grifone Monteverde in vantaggio con Saulli, pari di Caselli, poi doppio De Biasi decide il match. Alba Longa che scende in campo con Avecone, Baron, Fidanza, Migani, Alessandroni, Macchia, Drogheo, Caselli, De Biasi, Azzizzi e Della Vecchia. Risponde il Grifone Monteverde che scende in campo con D'Amico, Carapezza, Francucci, Rozzini, Lo Monaco, Stanzione, Vitelli, Griffiths, Saulli, Pompili e Maggi. Prima vera occasione da parte della formazione ospite quando con Saulli prova la conclusione. Avecone non è perfetto in porta ed è 1-0 per il Grifone Monteverde. Al quinto arriva il pari, punizione battuta da De Biasi, respinta dalla difesa del Grifone Monteverde, spera che arriva a Caselli, controllo è perfetto, pallonetto vincente e 1-1 per il pari dell'Alba Longa. Al quarto d'ora l'Alba Longa completa praticamente la rimonta, fa tutto De Biasi, entra in area di rigore, trova il diagonale perfetto di sinistro ed è 2-1 per i padroni di casa che passano così in vantaggio. È dal duo Carapezza Stanzione che parte la reazione da parte del Grifone Monteverde, il numero 3 appoggia per Stanzione che prova il destro, palla che termina sul fondo. Poco prima del fischio del primo tempo al 37esimo traversa da parte dell'Alba Longa con il calcio di punizione battuto da Migani. Nella ripresa è il Grifone a partire meglio, Baldassarre impegna Avecone due volte, prima volta in calcio d'angolo, la seconda direttamente da calcio di punizione, destro del numero 14, ancora parata da parte di Avecone che manda in corner. Alba Longa che prova ancora con De Biasi, palla all'interno dell'area di rigore, destro murato in calcio d'angolo. Grifone Monteverde che si va a vedere invece con Privitera, conclusione che impegna di nuovo Avecone che si tuffa e manda il pallone in corner, calcio di rigore in favore della formazione ospite che arriva al minuto numero 30 della seconda frazione di gioco, fallo di mano visto dal direttore di gara, De Biasi va alla battuta, 3-1, doppietta e Alba Longa che così chiude praticamente il match. Infatti non c'è più tempo, Alba Longa batte Grifone Monteverde, 3-1.